Poniamo in votazione, la votazione è aperta. Intanto salutiamo studenti e insegnanti dell'Istituto Superiore di Istruzione Luigi Einaudi di Canosa di Puglia, che assistono ai nostri lavori dalla tribuna. Ci siamo, dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Siamo al Pili 76. Prego, onorevole Pili. Grazie Presidente. Colgo l'occasione anche della presenza del sottosegretario De Micheli, che nemmeno 10 giorni fa su questo ordine del giorno ha espresso parere favorevole. E mi pare davvero sorprendente che il governo possa cambiare nel giro di 10 giorni il parere, espresso in aula, quindi pubblicamente, su un tema così delicato come quello dell'Alcoa, dove si è detto sostanzialmente che il provvedimento dell'Ilva poteva essere esteso anche alla riapertura degli impianti di Alcoa. Quindi, se non si vuole accogliere tutto, suggerisco la votazione in due parti, il dispositivo elettrico-energetico, il primo, e quello che riguarda la parte invece della riapertura rispetto alle procedure seguite per l'Ilva con un secondo voto, ma credo che sia contraddittorio che il governo abbia espresso un parere contrario. La ringrazio. Il governo intende intervenire, prego. Sì, la parte, diciamo così, in coerenza col passato è soltanto l'ultima parte. La prima parte rimane assolutamente contraria. La prima parte, lei chiede l'espunzione del primo punto del dispositivo, mi pare di capire. Era il decreto 185 e soltanto l'ultima parte ad attivare procedure analoghe è coerente con quell'ordine del giorno che venne approvato per il decreto 185, Presidente. Tutti gli altri impegni continuano a rimanere contrari per il Governo. Quindi, diciamo, si chiede una riformulazione con l'espunzione di tutti i punti salvo l'ultimo. Allora, se all'onorevole Pili va bene. E lo si No, considera Presidente, accettato. io chiederei il doppio voto. Il dispositivo in cui il governo è favorevole lo accolgo e l'altra parte lo votiamo. Possiamo dare del partito. Ok, allora poniamo in votazione intanto premesse e la parte del dispositivo su cui il Governo ha espresso parere favorevole, lo poniamo in votazione.